Assessore, si è appena concluso il tavolo sulla vertenza Brioni, quali sono le novità? Sì, abbiamo fatto questo tavolo su mia istanza, appunto per capire i termini dell'accordo con i sindacati, sicuramente un tavolo costruttivo in cui ci siamo confrontati sulle varie posizioni. Adesso siamo in attesa della convocazione da parte del MISE, logicamente la Regione da parte sua metterà in campo tutte le azioni di competenza per cercare di attenuare questa situazione di crisi della Brioni che sicuramente pregiudica un po' il territorio del Vestino. L'obiettivo è quello appunto di cercare di mettere in campo una serie di misure di politica attive per salvare i posti di lavoro, eventualmente di ricollocare gli esuberi tramite le politiche formative. Tra l'altro io anche al MISE nella riunione di aprile ho cercato di dire al Ministero appunto di individuare altre zone di area di crisi complessa come la Val Vibrata, in particolare quella di Penne, di tutta la zona del Vestino, per cercare appunto anche lì di avere una serie di agevolazioni fiscali per le imprese, quindi sia per quelle esistenti sia per imprese che vogliono venire a investire in Abruzzo. Brioni e la storia di Penne. Io ricordo la nascita di Brioni nei primi anni 60, ero un bambino, ma ricordo benissimo quegli eventi lontani nel tempo, ma che portarono poi ad un benessere della nostra città, e non solo della nostra città, ma dell'intera area vestina. Ed essere oggi qui a parlare di una situazione purtroppo ai noi critica, a me mette veramente così molta tristezza nel cuore, però è molto importante che anche le istituzioni, la Regione e il Comune siano presenti a questi incontri.